Gerard Haddad, le sorgenti talmudiche della psicanalisi. Il titolo del libro è Lacan e il giudaismo. Leggiamo Gerard Haddad, Lacan e il giudaismo, précédé des sources talmudiques de la psychanalyse. Lacan e il giudaismo, preceduto dalle sorgenti talmudiche della psicanalisi. Il libro è stato edito per la prima volta da Descrêts de Brouwer nel 1981 e noi è la terza edizione del 1996 che stiamo leggendo. Gerard Haddad è nato in Tunisia, è partito come ingegnere agronomo. Una prima esperienza in Africa, laico, disinteressato dalla tradizione ebraica della sua famiglia, avvia un'analisi con Jacques Lacan e il suo destino prende una svolta. Rinasce l'interesse per la religione ebraica, si forma come medico e come psichiatra e combina in un'unica ricerca l'ebraismo e la psicanalisi. Psicanalista da più di 40 anni, le sue opere procedono tutte lungo questa ricerca. La sua tesi per la specializzazione in psichiatria sulle sorgenti talmudiche della psicanalisi è stata pubblicata per la prima volta, come abbiamo accennato, nel 1981, ma con il titolo L'enfant illégitime. Il bambino illegittimo. Ed è questione della psicanalisi come figlio illegittimo del Midrash, dell'arte dell'interpretazione del testo biblico che ha dato nascita al Talmud e che prima era una tradizione orale di lettura, una lettura rabbinica della Torah, della Bibbia. È la tradizione, questa, che fa sì che gli ebrei siano chiamati anche il popolo del libro. Noi abbiamo letto la terza edizione col titolo Lacan e il giudaismo, che raccoglie il testo che dà il nuovo titolo, oltre a altri brevi articoli sulla questione che ha scritto successivamente. Senza darne la traccia precisa ed esaustiva, è a partire dalla ricerca per questo libro che Gerard Haddad scrive le altre sue opere: Mangiare il libro, Le follie millenariste, Maimonide, Il giorno in cui Lacan mi ha adottato, Il peccato originale della psicanalisi, Luce degli astri spenti. In italiano è stato tradotto il libro Freud in Italia, scritto in collaborazione con la moglie Antonietta. I suoi libri andrebbero tradotti in italiano e soprattutto discussi. La questione ebraica nella psicanalisi va posta anche in Italia, in cui sia per i freudiani che per i lacaniani non è mai stata all'ordine del giorno. Haddad scrive, già in Lacan e il giudaismo, preceduto dalle sorgenti talmudiche della psicanalisi, che l'impoverimento, se non l'imbarbarimento, della psicanalisi è dovuto anche al non confronto con il debito non detto di Freud con la formazione ebraica. In tal senso, il lavoro di Gerard Haddad risponde alla domanda che si è posto Freud. Perché la psicanalisi è stata inventata da un ebreo ateo? In questa ricerca, Haddad non ha avuto solo un maestro, Lacan, ne ha avuto anche un altro rispetto al Talmud e la questione ebraica, ed è Yeshayahu Leibowitz, intellettuale molto importante nell'Israele degli anni 80 e 90, deceduto nel 1994.
Haddad ha tradotto in francese vari libri di Leibowitz. Molto interessante per la nostra ricerca è Corpo e spirito, il problema psicofisico, ed è da notare che Leibowitz di mestiere era un neuroscienziato. La tesi non era ancora sulle sorgenti talmudiche della psicanalisi, ma su come il Talmud teorizza la questione psichica, e questo in un confronto con la psicanalisi. Poi, lungo l'analisi con Lacan, la posta in gioco si è precisata come quella del debito di Freud e della psicanalisi con il Talmud. A questo proposito è molto chiara una citazione che Haddad ha posto in esergo da una lettera di Carla Abraham a Freud: il modo di pensare talmudico non può averci abbandonato l'istante. In questo libro, in modo semplice e chiaro, Gerard Haddad fa una introduzione al Talmud e al Midrash come metodo di lettura che lo ha generato, impresa quasi impossibile per chi prova ad affrontare questa lettura da solo. È attraverso il modo della trasmissione della tradizione ebraica che Gerard Haddad coglie l'occasione per indagare l'impasse della trasmissione psicanalitica che ha portato Lacan a sciogliere la sua scuola poco prima di morire nel 1980 ed è morto nell'81. E la sua ricerca, quella di Haddad, prosegue sulle implicazioni che ha portato e porta il non confronto della psicanalisi con le sue sorgenti ebraiche e in modo molto particolare sulla questione del padre. Lo stesso Freud aveva definito l'ebraismo come religione del padre e tra l'altro aveva definito il cristianesimo come religione del figlio. La parte del libro intitolata Lacan e il giudaismo consta di 4 testi. Il primo è Il giudaismo nella vita e nell'opera di Lacan, uno studio preliminare che verrà poi sviluppato nel citato Il peccato originale della psicanalisi. Il secondo testo è Benamozeg et Mepalier, Lacan e la vraie religion, dove è questione dell'opera del rabbino di Livorno tra il 1850 e il 1900. Elia ben Amozeg, Israele e l'umanità. Uno zibaldone di note reso libro dal suo singolare allievo francese Aimé Pallière, che lo ha pubblicato in francese. Ben Amozeg era di origine del Marocco e quindi era anche di lingua francese. È questione di Lacan perché proprio a partire dal lavoro di indagine di Haddad emerge che si tratta dell'opera di riferimento di Lacan sull'ebraismo. E questo rende conto anche di una difficoltà dell'approccio di Lacan che si attiene più alla Kabbalah e al Dio interventista più che al Dio inconoscibile di Maimonide. Nel testo ci sono molti elementi di distinzione tra la corrente cabalistica e la corrente maimonidea dell'ebraismo. Infatti, l'approccio di Ben Amozeg fa più riferimento alla Kabbalah. Il terzo testo, appunto su Maimonide e il soggetto della scienza, è un intervento a un congresso nella città natale di Maimonide, a Cordoba, organizzato su iniziativa di Gerard Haddad nel 1992. L'introduzione all'opera e alla vita di Maimonide, scritta poi da Haddad, è un gioiello che è un peccato che non esista in lingua italiana. Il quarto e ultimo testo
di Lacan e il giudaismo, è la responsabilità del soggetto e il discorso freudiano. Forse il testo più difficile del libro, che riguarda la questione del determinismo, dove uno spunto potrebbe mettere in questione sia Freud che Lacan, per non restare a Shakespeare, citato, che dice: per cui la storia umana è una storia folle raccontata da un pazzo. Scrive Haddad: c'è responsabilità nella misura in cui c'è del nome del padre, operatore che protegge il soggetto dalla psicosi. E solo intorno a questa frase, densa e complessa, apriamo un'altra lettura che è la nostra. Noi non accettiamo il discorso della morte e quindi nemmeno il nome del padre, che Lacan precisa chiaramente che è quello del padre morto. Il nome non muore e non si traduce in nome del nome, di cui il nome del padre è una variante. Il padre come nome nella parola riguarda ciascuno e non solo i genitori, non solo i papà. È questa la questione ebraica, quella del nome e della nominazione. Il nome non è nome, né nome del padre, né nome di Dio. Il nome uccide, questo è il parricidio, che non è la messa a morte del padre. Che cosa succede? L'avere, l'appartenenza, la gerarchia, la gregarietà, questo uccide. Questa è una risposta alla domanda: che cosa uccide? Il parricidio. Qualsiasi cedimento sulla questione del padre, del nome, dello zero, nella parola, cancella la responsabilità, l'autorità, autorità peraltro indivisibile tra autoritarismo e anti-autoritarismo. E quindi sì, anche per noi c'è responsabilità nella misura in cui il nome funziona. E si tratta della funzione di rimozione. La pietra miliare della psicanalisi la chiama la rimozione, Freud. Senza neanche più bisogno di proteggere il soggetto dalla psicosi. Era forse il problema di Caino, il protettore. È in quanto protettore che uccide Abele. Se lo chiede se sia il protettore, no? Si chiede se lui stesso lo sia. E poi agisce il fantasma di questa protezione. Questo si trova nel racconto biblico che propone ogni via nell'equivoco, nel modo della parabola. Da qui l'interminabile interpretazione del testo, lo studium senza punto di capitone, per citare Lacan, senza sintassi. Anche il canovaccio di Ben Amo Zeg era scritto così, paradossalmente senza nome, da qui la potenza del nome del padre morto, di cui parla Freud in Totem e Tabù. Perché? Fuori dall'esoterismo, nell'esoterismo, la Kabbalah ripristinerebbe il rapporto con Dio. Nelle mistiche si avverte anche che si tratta di rapporto sessuale ipersublimato. E una domanda interessante da farsi sarebbe: qual è quel Dio che parla con gli umani? La nostra ipotesi è che è un Dio morto per poter parlare come un umano. Occorre essere chiari anche sulla posta in gioco del confronto tra istanza ebraica e psicanalisi. Noi ammettiamo l'influenza intellettuale di Gerard Haddad e di Paola Micoi Frigheri,
rispetto al testo ebraico. A più di 30 anni da quel debutto, è il caso di interpellare Gerard Haddad sul suo itinerario e anche sugli echi che questo ha trovato e trova nel dibattito civile. Su Libri TV abbiamo avuto l'occasione di intervistarlo sul suo libro sulle conseguenze cliniche e intellettuali della Shoah. Il libro è Luce degli astri spenti, la psicanalisi di fronte ai campi di sterminio. Quindi abbiamo un appuntamento con Gerard Haddad e con la sua opera.